Buon salve raghi, o meglio, buon salve allenatori, e bentornati a questo nuovo video della PokéTube. Prima di partire, passate dal canale di Luke e anche da Spotify, perché è uscita Tomala, signori. Link in descrizione, ok? Bene, partiamo subito anche con la nostra sigla. Signore, bambini, bambine, ragazzi, ragazze, bentornati nel mondo della PokéTube. Come state, come non state, ragazzi? Qua, guardate che bello. Ho fatto un pochettino di off camera, come potete vedere. Che cosa ho fatto? Ho preso un po' di bambù, un po' di alberi di ciliegio, un po' di queste, un po' di ghicocche di ogni genere possibile immaginabile e niente. Oggi, signori, è il momento di costruire il nostro dojo. Quindi, bando alle ciance, prendiamo subito i materiali che ci servono. Allora, ci serviranno sicuramente questi. Anzi, fatemi andare a prendere. Dov'è? Avevo fatto, sono sicuro di aver fatto degli screenshot al nostro dojo, eccoli qua. Quindi mi servirà quello, quell'altro, quell'altro. Ok, allora andiamo a vedere. Quindi questo ce l'abbiamo, questo ne abbiamo poco, ne voglio di più. Alberelli ce li abbiamo. La, dove l'ho messa? Questa, una crafting, ok. E poi il bambù, che però ne voglio dell'altro. Mangiamo che è buono. Mettiamo via la roba che non ci serve effettivamente. Quindi tipo queste non ci servono. Questa no. No. Ma questa non deve andare qua. Mettiamo qua dentro. Le asce me ne tengo due e basta. Qua no. Questi li ripianto. No, me li tengo. Me li tengo, ok, è notte te pareva. E allora ragazzi, effettivamente sono indeciso. Diamo un occhio alla mappa, perché io so che bene o male tutti quanti si stanno facendo case e palestre, bene o male dove stanno loro. E io che qui, noi siamo qua, guardiamo i chunk. Sapete che vi dico? Andiamo a prendere la roba al nostro ex dojo. E anziché andare lì, noi ragazzi il dojo lo facciamo qua, sulla montagna. Eh? Allora, quindi prima cosa che dobbiamo fare è un po' di chest. Allora, chest. Ah, ne ho. Adesso fatemi decidere dove precisamente nella montagna. Anzi, sapete che quasi quasi io lo faccio proprio lì sopra. Quindi andiamo là, ragazzi. Allora, vediamo. Troviamo un modo per salire. Pronto? Mi scusi, mi fa salire. Grazie, molto gentile. E allora, saliamo. Continuiamo a salire. Questo che cos'è? Terra, non mi interessa. Io andrei intanto da quello spiazzetto di terra lì. Ok, qua mi sembra una buona altezza. Sì, perché no, perché no. Ragazzi, ho anche catturato giusto un PG8 mentre voi non c'eravate, ma volevo testare una cosa, ma alla fine non l'ho più fatta. Anzi, facciamo intanto una cosa. Mettiamo la chest qua con dentro la roba che ci serve. E ok. Poi torniamo giù senza spaccarci tutte le ginocchia. Ah, poi sapete cosa faccio, ragazzi? Qua ci faccio una bella scalinata che arriva fino lì. Ah, sì. Ok, mettiamo, ripeto, la roba che non ci serve qua. Via, via, via questo qua dentro. E torniamo al nostro dojo. Ex dojo ormai. Allora, dovrebbe essere giù di qua, se non mi ricordo male. Aia, si cacchio di cespugli.
Eccoci qua, arrivati al dojo lot. Prima cosa, chiudiamo i buchi. E no, dai, non è vero, non ho la terra. Portata tutta la... Mannaggia. Mannaggia. Però, vabbè, intanto noi iniziamo a togliere queste cosine qua. Che questa, ragazzi, la lasceremo zona naturale. Faremo finta che è una zona naturale e prendiamo un po' di terra che copriamo almeno il buco. Così almeno lasciamo il paesaggio bello pulito, bello tutto, ok? Allora, via, prendiamo un pochettino di terra, andiamo qua. Oh, così facciamo... Oh, anzi, no, da non mi piace quel buco lì. Oh, bene. Sanato il tutto, andiamo qua. Nei nostri chunk e togliamo, semplicemente togliamo i chunk, perché non sarà più la nostra zona. Torniamo a casa. Qua, ragazzi, utilizziamo, cioè o almeno io utilizzo i comandi slash home slash spawn per fare un pelino più veloce, giusto per non registrare 20.000 milioni di ore di video. Che belli sti alberi di ciliegio, ragazzi, veramente. Allora, prendiamo anche... Ho fatto una cacata. Mi stavo ammazzando. Ai ai ai. Dicevo, ragazzi, prendiamo un po' di bambù che ci torneranno utili e poi le rimettiamo giù. Allora, ho preso tutto? Ho preso tutto? Sembra di sì. Bene. Il bello dei bambù, ragazzi, è che crescono veramente, ma veramente in fretta. Allora, dove ero rimasto, ragazzi? Scusatemi, ho avuto una chiamata importante da Luke. E allora, ok, stavamo prendendo i materiali, giusto? Sì. E quindi, oh, ma si è fatto giorno nel frattempo. E allora iniziamo a spianare, ragazzi. Iniziamo a spianare lì sopra. Anzi, iniziamo anche a fare un po' di scalinata. Quindi prendiamo delle scale. Le farei così per adesso, di cobblestone. E tanto ne ho, vero, poca. Vabbè, però dovrei riuscire a farmela bastare, giusto? Speriamo. Vabbè, nel frattempo comunque potranno tornarci sicuramente utili. Allora, facciamo una scalinata unica per adesso. Quindi una roba così. Prendi. Mi avete scritto, ragazzi, anche nei commenti che non vi piace vedere che utilizzo la ultimate, quindi non lo vedrete. Allora, dai. Piuttosto velocizzo. Oh, giusto, a posto. Quindi... Poi ovviamente sarà da ingrandire, ragazzi, perché così non è pericolante, ma di più. Ok. Ma, no, non volevo mettere la scala al contrario, insomma. Allora, oh, bene. Quindi qua ci sarà l'entrata verso il nostro dojo. Noi togliamo questa roba qui. E quanto era grande il dojo? Mi sono segnato le misure, vero? Sì, il dojo è 14x14. Ok, quindi dobbiamo fare un'area 14x14. Bene, iniziamo a tirare giù tutto quanto allora. Voglio usare il piccone di ferro qua per spaccare tutto. Allora,
Mettiamo via questi bambù qua. Questi li mettiamo qui. Ok. Andiamo a farci. Dai, due o tre picconi di pietra. Un paio di pale che ci possono tornare. Anzi, forse ce li ho. Forse, dico forse ce li ho. No. Allora le pale sì. Cioè, ho una pala con fortuna 2. Non so che cacchio me ne farò, però va bene. E facciamoci un po' di picconi allora. Via queste, via, 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 via. Non lo posso mettere via questo. Allora lo mettiamo qua dentro. Questo pure lo portiamo su. Quello va bene. Ce l'ho? Sì, ok. Fai così, fai così. Oh, dai, avrò fatto tipo 12 picconi. Va benissimo. Torniamo a scavare. No, non mettere le scale al contrario, insomma. Oh, le dritte, bravo, così. Scorgo in lontananza una zona. Chissà chi è. Allora, vediamo un po'. Quanti blocchi abbiamo qua? Andiamo dal punto più largo, che è questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfetto. Quindi di là non espanderei più. Io inizierei a togliere qualcosa di qua. Ho perso il conto. Pronto? Ok. Allora, ho perso il conto. Quindi ricominciamo da capo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E mo usciamo dalla montagna. Voilà, ok, abbiamo fatto almeno il perimetro. Quindi noi ragazzi, almeno la mia idea era di farlo proprio dentro la montagna, senza buttarlo giù tutta quanta effettivamente. Quindi, continuiamo. Ragazzi, mi sono arreso. Userò il piccone di ferro. E va bene, dai. Al massimo poi ne rifacciamo degli altri.
Dai, piccone, ti prego, resisti, è quasi finita, è quasi finita. Va bene, va bene, ok. Almeno però, fortunatamente, ragazzi, ho quasi finito almeno di fare la prima parte. Giusto? Oh, le, voilà, ok. E adesso, con il potere della magia del dio dei Pokémon. E voilà! Ta-da! Signori, abbiamo il nostro posto per il dojo, ma è alto, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mezzo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, è troppo basso. Oh, vi ho fatto vedere il mio potere, ragazzi. Non dovevate. Prendiamo un altro po' di questo. Mettiamo via la cobblestone e lo espando un po' di più. Ragazzi, ho trovato una cosa espandendo. Però intanto credo che già ci siamo, no? Più o meno. Mi servono altri picconi. Ma andiamo a vedere. Che cos'è quella roba lì? Minerale. Pietra gelo! Ammazza! Che bucio di culo! Crafting table. Di cobblestone sicuramente ne abbiamo abbastanza adesso. L'unica cosa che mi manca è la legna. Però io posso usare il bambù, no? Per fare gli spettini, vero? Sì! E facciamo un altro po' di picconi. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Dai, 5 possono bastare. Espando ancora un po'. Ragazzi, ho trovato qualcosa. Pietra solare. Ammazza, ragazzi, ma questa montagna nasconde molti segreti. Molto interessante. Allora, vediamo un po'. Facciamo un'ultima cosa di qua e direi che finalmente ci siamo. Oh! Stavo per cascare di sotto. E va bene. Allora, iniziamo a costruire il nostro dojo, allora. Allora, voi non credo lo vediate, vero? No. Ma per iniziare ci serve, allora, sicuramente questa. Poi questo. E mi servono delle asce. Vabbè, una può bastare per ora. Poi, allora, prendiamo questo e lo facciamo così. Poi dobbiamo fare un botto di queste. Poi dobbiamo fare un po' di legna così. Un po' di queste. Una porta, o meglio due di queste, ma ce ne fa tre, va bene. E poi prendiamo questi. Quindi, per iniziare, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bene, questa è l'entrata del nostro dojo. Ok, allora, quindi qua poi ci sarà. Anzi, facciamo una cosa. Effettivamente posso fare intanto il contorno che tanto non si dovrebbe vedere. Quindi 1, 2, no, questo no. 10, 11 e non mi basta lo spazio. Vabbè, va bene. Rimedierò comunque. Fare una cosa, ok. Allora, ora che ho una visione più chiara delle cose, facciamo che
Qua diventa 1, 2 e 3. Poi 1, 2, 3. Ok. Questi diventano così. Adesso sta iniziando a prendere forma il dojo, ragazzi. Qua uguale. Ok. E possiamo mettere... No, non li ho messi subito perché ho messo ancora questi. Quindi però aspetta, piccone. Tanto questo e questo lo mettiamo qua. Facciamo altri due picconi che ci serviranno comunque. Ok. Quindi qui e qui è già diverso. Diventa. Ok. E questo. Ok. Poi via questo. E qua le nostre porte. Wow, già prende forma, ragazzi. Già prende forma. Poi ok, guardate che belli ciliegi, ragazzi, guardate. Guardate che bella atmosfera che danno qua. Aia! Se io rompo questi, rompo tutto? No. Bene. Così questi intanto li ripiantiamo anche. Sono pienissimo nell'inventario, ragazzi. E allora... andiamo di qua, ne mettiamo uno qui, uno qui. Prendiamo gli altri alberelli che sono in casa. Dove sono? Eccoli. Ah, sì che ce l'ho un po' ancora. Bene. Quindi forse non dovremo tagliarne altra. Ma noi le ripiantiamo lo stesso qui. Che non si sa mai. Diamo uno sguardo alla mappa. Siamo ancora nella nostra zona? Sì. E ok, allora torniamo su e continuiamo la nostra costruzione. Anzi, sapete che faccio, ragazzi? Io qua, proprio qui, ci metto un bel alberello di ciliegio. Ne rubo uno da qui. Ah sì, un bel alberello di ciliegio lì ci sta proprio bene, ragazzi. Qui, così, bene. Allora, vediamo un po', facciamo questa legna. Facciamo un po' di luce sulla situazione, che se no poi vengono anche le persone poco desiderabili e poco raccomandabili. Ok, bene. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Bene. Ok, e questo è il contorno del dojo. La volta qui è di... com'è che fatto ci vuole? Un altro di questi. Un altro di questi. Uno, due. E poi è così. E ok. Poi dobbiamo fare tutto il contorno con questo. Voi ragazzi non state capendo niente, ma io sì, non vi preoccupate. Quindi alla fine vedrete il risultato.
a furia di spaccare blocchi, eccetera, eccetera, sto veramente finendo il cibo. E intanto ho finito la legna. Allora, ne ho ancora? Sì. E volendo abbiamo anche gli alberelli da ripiantare. Ma per adesso direi che ci può bastare. Ok, così. Facciamo anche quest'ultimo pezzettino qua, che lo metto così. E ora dobbiamo fare tutto questo per tutto il contorno. Sono venuto a chiedere delle asce alla mia cassa, è possibile? Sì. Bene. No, ragazzi, però che bella sta diventando tutta la zona qua. Ah, poi anziché magari questi alberelli qui, per adesso li lascio, che ci possono servire per il materiale. Poi però mettiamo tutti gli alberi di ciliegio. Ok, allora. Poi bello, ragazzi, è cresciuto così bello. Molto interessante. Allora, noi adesso dobbiamo fare un botto. Ma che dico un botto? Un botto di botole. Allora, R, e mi fai tutte quelle che puoi. Ti basteranno? Boh. Ok, ci sono bastate. Ora il problema sarà non queste botole, ma queste botole. Queste veramente me ne servono una marea infiniterrima. Ma finiamo di preparare comunque, ok, la facciata. Quindi prendiamo questi, facciamo le slab e le scale. Allora, intanto qua ci vanno questi, e anche qui, poi qui così. No, a piccone come siamo messi? Male, devo farne degli altri. Ho il bambù, la pietra ce l'ho. Ah, qua ne ho altra di questa, lo usiamo subito. Che neanche 46 mi basteranno mai, ragazzi. Non sono veramente abbastanza per niente. Mi dà. Ok, grazie. Un pochettino più di. Più di bastoncini, Bene, meglio. Così adesso abbiamo anche dei picconi. Poi saliamo. Per mettere le scale per bene. Quindi una. E due. Questi due invece li togliamo. Vedi. Sapevo io che mi serviva un piccone in più. Questi li togliamo. E va bene. Uno, due. Poi così. E così. E l'entrata dovrebbe essere pronta, giusto? Sì. Bene. Almeno questa è l'entrata, Che ve ne pare? Ah, giusto, a proposito, andiamo a prendere del ferro. Facciamo un po' di pepite e facciamo delle lanterne, signori. Vabbè, tu rimarrai lì per sempre. No, dai. Mettiamo via un po' di roba che non ci serve. E con le lanterne, però, ragazzi, noi le metteremo all'esterno del dojo. Quindi, una qui e una qui. Va là, che belline. Poi iniziamo a posizionare anche queste. Oh, che bello. Almeno la facciata c'è, ragazzi.
mi sta piacendo un botto come sta incastonato qua dentro. E te pareva che le avevo già finite. E facciamone delle altre, dai. E va bene. Ragazzi, di questo legno qua veramente me ne servirà un botto. Ok, ma io ovviamente non potevo scegliere un legno più tranquillo, invece no, proprio questo devo prendere. E ok, facciamo altre di queste botole. Non mi basteranno mai, non ne ho mai nella vita abbastanza. Ragazzi, non me ne mancano troppe, eh? Allora, iniziamo a chiuderle qua. Oh, ok, ragazzi. Nel frattempo che aspettiamo che si fanno gli alberelli, direi, iniziamo a guardare il tatami, o meglio, il bambù. Quindi che devo fare? Devo fare il blocco di bambù. Ok, poi devo fare... che devo fare? Le assi di bambù. Le slab di bambù. E poi... oh, eccolo qua. Il nostro tatami, signori. E ovviamente anche di questo non mi basta. E va bene. Però, che cos'altro abbiamo per adesso? Allora, questo lo possiamo mettere qua. Via, via. Via, 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 via. Di legno, quello lì. Già non ne ho più neanche di quello. Quindi andiamo a farlo. Ho disboscato una foresta, ragazzi. Però almeno adesso abbiamo il legno che ci serve. Allora, o almeno dovrebbe bastarci, in teoria. Quindi è più alto di uno, vero? Sì. Quindi io devo fare così. Ok, sali e iniziamo a metterlo così. Ovviamente ho finito i picconi, quindi ne devo fare degli altri. Se riusciamo a fare almeno quelle 3-4 botole. No, al contrario, me le ha messe. Ok, bene. Diciamo che siamo comunque a buon punto, ragazzi, eh. Iniziamo a fare il tetto, allora. Candida come te.
finiamo giusto giusto gli angoli, ragazzi. No, ho sbagliato. Così, allora, ok. Ok, ragazzi, mancano solo giusto gli ultimi ritocchini. Poi abbiamo finito. Allora, togliamo questa intanto che non ci serve più. Questa la la svuoterò prima o poi. E allora, via questo, via questo, via questo. Questa non, una roba non mi serve. Qua sta roba, questa no, me la prendo. Ok, bene, andiamo giù. Aio. Aio. E allora, rimettiamo via questa roba qua. Via, via, no, il carbone no. Via, via, via no. Via. Ok, mettiamo questi. No, anzi, questi no. Li metto nella chest qua dei Pokémon. Mangiamo un banano. Via sta roba qua. Con questo c'è qualcuno che si sta buttando fortissimo sulle piante ed è appena sparito, ma va bene. Prendiamo un po' di bambù. Aio. Anzi, sapete che farei, ragazzi, col bambù? Io farei una specie di delimitazione. Ma lo faremo poi. Poi lo facciamo. Intanto ne ripiantiamo un po' per avercelo anche dopo. E ora mi basterà per fare quello che voglio fare? Spero di sì. Quindi blocchi di bambù. Ai blocchi di bambù ci faccio le assi. Dalle assi ci faccio queste. Da queste ci faccio queste. Secondo me non mi bastano. No, proprio per niente mi bastano, ragazzi. E niente, dobbiamo aspettare che ci cresca l'altro, il resto del bambù. Wow, che skill da ninja, non sono riuscito a prendere neanche un danno. Bene. Ma visto che sono da solo, posso dormire? Sì. Ok, allora, prima di tornare su, facciamo un altro po' di lanterne. Quante me ne serviranno? Me ne serviranno 4 dentro e 4 fuori. Totale di 8. Queste pepite le ritrasformiamo in ferro. Che rimettiamo qua. Che bello, ragazzi, così sta iniziando a prendere tutto forma. Allora, mettiamo le lanterne fuori, quindi una qua. Una qua. Una qui e una qui. Ok, poi mancano quelle dentro. Ah, non me le fa mettere così. Allora facciamo 1, 2, 3 e 4. Così. Oh, ragazzi, sapete che io qua così ci faccio la copertina del video, aspettate, Togliamo queste casse qua, le portiamo giù. E poi mi devo studiare, ragazzi, un metodo per cancellare gli oggetti, così almeno non ci riempiamo le chest. Allora, forse non ho fatto la migliore delle cose a piantare tutti questi alberelli di Bear. Cioè, togliamone un po'. Allora, rompi tutto. Rompi tutto anche questo. Qua dentro è troppo pieno. Aia, aia. Queste chest però le rimettiamo giù qui. Via questa roba qua. Via questo, via questo. Bambù sta crescendo, sì.
Iniziamo a svuotare anche questa. Mamma mia, quanta pietra, ragazzi, quanta pietra, quanta pietra, quanta pietra. Veramente, veramente troppa. Però non potete dire che non è figo così il nostro dojo, ragazzi, dai. Beh, che bello è. Ma che bello è, insomma. Anzi, sapete che faccio? Un momento, eh. No, no! Mamma mia, che fail che stavo per fare. Stavo per cadere malissimo. Allora, io mi metto qui. Copertina del video, ragazzi. Anzi, sapete che faccio, ragazzi? Io tutti questi alberi di birch li tolgo e ci metto quelli di ciliegio. Così facciamo comunque anche un bel po' di ambiente in più. Ho finito, lascia di nuovo. Allora, via questo. Ok, bene. Ora, iniziamo a tagliare anche questi qua. Stavo sbagliando malamente tasto. Dammi gli alberellini, bravo. E iniziamo a ripiantarli. Uno qui, 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 qui. Giusto da creare quel pochettino di ambiente in più. Ovviamente poi, ragazzi, dove manca li rimettiamo perché mi piaceva come erano messi. Cioè, guardate però che bell'ambiente si sta creando così, veramente, ma veramente. Sembra veramente il dojo della montagna questo. Poi, oh, non vedo l'ora che siano cresciuti tutti gli alberi di ciliegio. Non vedo l'ora. Ne mettiamo anche uno qui all'entrata proprio. E poi facciamo un'altra cosa di scalinata qua. Tanto sicuramente la pietra non ci manca. Mettiamo giù un secondo questa. Prendiamo le scale. Qua dentro. Ne facciamo un po'. Ok, prendiamo altra pietra. E buttiamo giù la base per la prossima scalinata. No, non al contrario, insomma. Eh? Oh no, ragazzi. Guardate qua. La scalinata mezza naturale col ciliegio in mezzo che sale, arriviamo su e siamo al dojo. Che bello, veramente una figata, ragazzi. Questa costruzione mi pensavo avesse molto 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 meno valore, ma invece mi sta piacendo un botto per come sta avvenendo così. Aio! Ok, via 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 via. Mamma mia, c'ho anche un casino nelle ceste, ragazzi, che è abnorme. Via via. Ok, andiamo a vedere se le bambù sono cresciute. Sì, un po' sì. Aia, aia, aia. Le farei crescere ancora però. Ragazzi, sta iniziando a fare proprio la sua bella figura così il nostro dojo, eh. Non vedo l'ora di sapere che ne diranno gli altri quando mi verranno a fare visita. Però nel frattempo è proprio un bel figurino. Anzi, facciamo una cosa. Io per esempio posso fare. Vediamo, dov'è il mio secchiello? Non ho un secchiello? Come no? Impossibile. Ah, ce l'ho nell'inventario. Io facendo cadere un flusso d'acqua che arriva qui, così, mi allineo con il mio flusso d'acqua, che è questo qui. Vediamo, ragazzi, ragazzi, cosa ho combinato. Ragazzi, ma guardate che figata. Abbiamo la cascata che passa sotto le scale, che parte da qui. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ma che ve lo dico a fare. Qua abbiamo il ponte d'acqua. Oh, che bello, signori. Che bello.
Ecco, ci facciamo una sorgente termale qui, ma sì. Gli facciamo tipo una vaschetta qua con la sorgente termale. Mamma mia, ragazzi, ma che mi sono inventato da sta cosina qui. Mamma mia. Tutta la cascata personale. Beh, ragazzi, ma che dire? Guardiamolo da lontano. Allora, andiamo di là, andiamo sopra il monte lì, ragazzi. Guardate che figata, ragazzi. Il dojo dentro la montagna. Bene. Prima di salutarvi, ragazzi, guardate qua, il nostro Bruce Lee. Vieni fuori intanto. Eccolo! Si può evolvere, signori. Evoluzione. E ora, oltre che il dojo, abbiamo anche il primo combattente del dojo, signori. Bene, signore, signore, ragazzi, ragazze, bambine e bambine, voi fate i bravi. Vi ricordo che è uscita Tomala, quindi link in descrizione. Non ve la perdete. Passate anche dal canale di Luke per sentirla in qualità maggiore. Io vi ripeto, fate i bravi e ciao!